Ora è ufficiale, le scuole nella nostra regione riapriranno lunedì 13 settembre. Questa è la decisione presa nella riunione a cui hanno partecipato tutte le autorità regionali coinvolte nelle decisioni sul rientro in classe. Ma questa non è l'unica decisione presa durante il tavolo tecnico di ieri, visto che si è anche discusso di vaccini, Green Pass, controlli e trasporti. Sì, è ufficiale, ieri abbiamo fatto il tavolo regionale con l'ufficio scolastico regionale e sindacati, eh, abbiamo visto che ci sono tutti i requisiti per rientrare in sicurezza, quindi è confermata l'apertura come aveva pronunciato per il 13 settembre. La regione darà anche la possibilità ai genitori degli alunni di effettuare direttamente a casa i test salivari ai propri figli, questo però avverrà presumibilmente tra qualche mese. Eh, ci sono una serie di novità tra cui i test salivari. Così come dato l'ok ok da parte della conferenza Stato-Regioni, che permetterà con cadenza quindicinale di monitorare la situazione dei ragazzi. Logicamente, inizialmente si faranno eh, questi test salivari tramite la ASL, poi cercheremo di informare e formare i genitori e farli anche a casa. Poi, logicamente, il test viene portato dagli stoccaggi e poi elaborati dal laboratorio. Sul fronte vaccinale, l'Abruzzo ha vaccinato con una dose il 97%. Del Personale scolastico molto confortanti anche i dati sulle dosi agli studenti. Si è parlato anche del Green Pass, che proprio ieri è diventato obbligatorio nelle scuole, per l'accesso del personale agli edifici scolastici. Al momento abbiamo una percentuale abbastanza alta del personale scolastico il 90% eh, abbiamo sempre in conferenza stato regione richiesti come assessori di permettere eh, di avere il green pass anche in forza del test salivare non solo quello del tampone perché logicamente è un test meno invasivo da questo punto di vista attendiamo l'ok okay del tecnico superiore del ministro speranza sul fronte trasporti l'assessore regionale all'istruzione pietro quaresimale sta incontrando le aziende per il trasporto pubblico e i Prefetti delle varie province per definire modalità, procedure e controlli sui mezzi, ma le linee guida principali sono due: aumento delle corse e scaglionamento degli orari di ingresso e uscita da scuola per evitare assembramenti. Sì, eh, anche quest'anno. Ci sono delle criticità, ma riteniamo con l'aumento degli autobus e anche quest'anno con gli ingressi scaglionati di poter attenuare questa criticità e soprattutto metteremo dei controlli tramite le forze dell'ordine per evitare aggregazioni nel percorso tra la discesa del pullman e il presidio scolastico.